Partita in notturna, campionato di promozione, il girone A, squadre in campo sono la SD Cistellum, gli avversari di Olgiate Olona del mese di febbraio. Non giocata per bella palla in mezzo in area, se l'allunga troppo, messo a terra, niente, il gioco prosegue. Tartaglione, invitante, palla in mezzo per Miele, non è riuscito a controllare, prima azione pericolosa anche da parte degli uomini di Ziglio. Duello di testa, scivolata, fa sua la palla, Bogani, Licata, Bonacina, bel pallone in mezzo nel tentativo di rinviare, colpisce male la palla e la manda in calcio d'angolo. Calcio d'angolo anche per gli ospiti del Olgiate Olona. Pallone che attraversa tutta la rete. C'è con noi in tribuna il titolare solito del Cistellum, Procanello, infortunato. Ha visto anche lui, come noi, i primi 45 minuti dei suoi compagni stanno soccombendo 1-0. Avete avuto qualche occasione, diciamo il palo, qualche bella parata del loro portiere, qualche uscita, ma onestamente, secondo come l'ho vista io, l'Olgiate vi sta mettendo in difficoltà e ha meritato il gol, il vantaggio che ha. Tu come hai visto la partita? Sì, diciamo che siamo stati un po' sfortunati su alcune circostanze, però nel calcio la fortuna c'entra ben poco, perché ognuno se la deve creare la fortuna. Loro stanno giocando benissimo, stanno facendo la loro partita, noi un po' timorosi, siamo troppo col baricentro troppo basso. Secondo me dobbiamo cercare di alzare il ritmo e alzare il baricentro. E come anch'io ho detto appunto nella cronaca, il centrocampo un po' troppo lento, ma Villa potrebbe fare qualcosa in più. I tre attaccanti poverini non è che hanno avuto palloni in avanti troppo giocabili, e conseguentemente, come sottolineato, tutti i giocatori dell'Olgiate si propongono avanti e indietro, aiutano, e i tre attaccanti sono pericolosi, sono molto veloci, giusto? Sì, diciamo che è una cosa di squadra, deve essere, perché non è solo il centrocampo, l'attacco, tutta la squadra deve giocare in maniera compatta, quindi dalla difesa bisogna alzarsi per dare una mano al centrocampo in modo che costruisce più avanti il gioco e gli attaccanti di conseguenza arrivano più pallone. Quindi è una situazione proprio di squadra, che non stiamo riuscendo a giocare come giocavamo un po' di tempo fa. Vediamo cosa farà mister Giglio e vediamo i prossimi 45 minuti. Io ti ringrazio, in bocca al lupo. Intanto guardiamo attorno, spettatori saranno un centinaio, non l'avevamo detto prima. Mavilla riconquista la palla, liberissimo sulla destra Tartaglione, non riesce a controllarla al primo rimbalzo. Peccato per lui, poteva essere un'azione pericolosa, non riuscito il controllo, l'avversario l'ha messa in fallo laterale. Indietro Caruggi, rete! Al volo Caruggi! Non l'ha colpita di testa Andreoli, palla che è rimbalzata davanti a Caruggi, senza complimenti, con un bel tiro ha battuto l'incolpevole Di Cara. Partita che, come abbiamo detto, ambo le parti si è vivacizzata. Tartaglione, cerca di superare l'avversario, vi riesce, palla lì in mezzo! Rete ancora Caruggi, rete! Doppio vantaggio del Cistellum! Bellissima l'azione di Tartaglione! Tartaglione sulla destra, palla in avanti, ha attraversato tutta la porta. Conclusione, seconda rete dei padroni di casa. Lunga la rimessa in avanti con le mani di un difensore, precisamente di Ferri. Ancora in avanti l'Olgiate, Miele,
due uomini, perde la palla numero 8 Borri, tre attaccanti, Magelli che è fresco, vediamo cosa fa Magelli, nessuno dei suoi compagni vicino a lui, mezzo all'area, rete, rete, il solito Miele, solito Miele non perdona, bel pallone in mezzo messo da Magelli, centro dell'area e Miele non perdona, terza rete del Cistellum, partita che salvo eventi può considerarsi chiusa. Varalli in avanti, Andreolli di petto, tocca centrocampo che nel secondo tempo è stato, si è impadronito la squadra di Ziglio, tanti tocchi a far passare il tempo, Puricelli avvicino Miele, Miele guadagna un fallo laterale, subito Puricelli trova ancora Miele che si propone, controllo di palla di Miele, bel cross, rete, rete, quarta segnatura, bello il cross di Miele, bellissimo, 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 ancora Caruggi, fine partita vittoriosa del Cistellum sullo Giate Olona con noi capitano Ferri. Noi abbiamo visto un primo tempo che anche agli spettatori non siete piaciuti, eravate un po' molli secondo noi, centrocampo poco lavoro, le punte poco servite, mentre gli avversari correvano, vi pressavano, bel centrocampo, veloci anche sulle fasce. Meritatamente hanno concluso il primo tempo 1-0, voi sfortunati il palo. Secondo tempo siete cambiati, vittoria meritatissima. Tu come hai visto la partita da dietro? Sì, il primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto nel giro palla, nel trovare i nostri, nel fare l'ultimo passaggio, anche perché loro erano molto aggressivi effettivamente il primo tempo. Però nel secondo tempo abbiamo dimostrato ancora una volta di avere carattere, siamo riusciti a ribaltare una partita che era veramente difficile. Ci abbiamo creduto fino alla fine, questo è importante, anche perché veniamo da un periodo in cui non siamo stati molto brillanti, quindi questa vittoria serve anche per ritrovare morale e partire per lo sprint finale, perché ci sono ancora 6 finali da disputare. Vogliamo dare il massimo fino alla fine e non molleremo mai. Stavo dicendo degli attaccanti ospiti, specialmente sulle fasce, correvano molto, poi loro buttavano i palloni in avanti, voi difensori, anche il vostro portiere, col terreno così molto umido, le palle schizzavano, era difficile giocare, giusto? Ma il campo c'è anche per gli avversari, io non cerco mai scuse. Diciamo che effettivamente loro cercavano sempre questa palla verticale, poi ogni tanto con le spizzate riuscivano ad andare sull'esterno, avevano soprattutto a sinistra un ragazzo molto veloce che ogni tanto ci ha messo in difficoltà, però tutto sommato penso che hanno creato solo un pericolo, se non sbaglio, nel secondo tempo, quando con un cross del terzino in mezzo, quindi io penso che alla fine, guardando le occasioni da gol, la vittoria sia meritata. Sì, l'avete strameritata, perché nel secondo tempo loro anche per la fatica sono un po' spariti. Comunque dopo la sconfitta imprevista, secondo il mio punto di vista, che avete subito a Uboldo, vi siete rifatti, giustamente come detto, puntate il proseguo in tutte le partite. Da parte mia un grazie in bocca al lupo. Grazie e buona Pasqua. Dopo partita col mister vittorioso, un mezzo sorriso. Ma perché mezzo? Vabbè. Perché abbiamo fatto solo il secondo tempo. No, vabbè, andiamo avanti. Esatto, il secondo tempo meritava un sorriso gigantesco, il primo tempo da faccia scura. Mister, parlando seriamente, primi 45 minuti che non hanno soddisfatto nessuno, sia noi che tifosi in tribuna, chiunque. Abbiamo visto una sua squadra un po' molliccia, forse gli avversari li pressavano bene, correvano, erano pericolosi. Sembrava che avevate ancora nella testa la sconfitta di domenica scorsa con l'Uboldo. Io mi sono permesso di dire che nel secondo tempo senz'altro il mister doveva fare dire qualcosa, non so cosa è successo, abbiamo visto nei secondi 45 minuti un Cistellum diverso che ha giocato come sa fare e ha meritato la vittoria, magari un po' larga ma meritatissima. Lei cosa da dire?
No, quello che dice lei è vero. Purtroppo quando si perde la domenica prima, una squadra che deve cercare di lottare per vincere, sicuramente qualche scoria nelle vene la lascia. Nel primo tempo abbiamo cercato di giocare subito dall'inizio, cercando di costruire gioco, invece siamo rimasti un po', impressionati dal loro pressing. Poi hanno avuto la fortuna di trovare il gol sul calcio d'angolo, secondo me su un altro errore nostro, e si sono fatti forza e noi abbiamo faticato, siamo andati sotto, un po' arrivavamo alla sconfitta, un po' siamo andati sotto, abbiamo subito il contraccolpo in una maniera incredibile. Poi al secondo tempo non gli ho detto nient'altro che vediamo di stare calmi, di non perdere la testa e di cominciare a giocare come sappiamo, perché sappiamo giocare e si è visto. E in effetti nei secondi 45 minuti la forza di quei 4-5 giocatori che avete diversi rispetto alle altre squadre, senza fare nomi, è uscita, perché il centrocampo si muoveva molto più bene. Faccio un esempio: Italiano, che è un bel lottatore, è diventato molto più preciso, ma Villa muoveva più la palla, gli attaccanti si sono dati più da fare, conseguentemente la classifica parla chiaro, il Cistello maledotti per vincere l'ha vinta la partita. Sì, ma nel secondo tempo non ci siamo fatti prendere dalla frenesia di dover recuperare a tutti i costi, perché nel primo tempo si sbagliava una marea di passaggi, anche a livello di movimenti abbiamo fatto un po' di confusione, ma proprio per il fatto di voler recuperare subito. Purtroppo devo dire anche che l'Oggiadolona non è la squadra che ho visto l'andata, veramente un'altra squadra rispetto a quello che avevo visto. Si vede che il cambio allenatore comunque ha prodotto dei risultati, si sono visti, perché erano partiti malissimo, poi i punti nel corso della stagione li hanno fatti. Allora, l'inseguimento, cercare di arrivare al primo posto, continua? Abbiamo fatto la prima delle ultime 7, dobbiamo vincerle tutte 7, anche se non sarà facile, adesso ne mancano 6 e dobbiamo fare 18 punti, poi si vedrà. Ok, in bocca al lupo, grazie. L'allenatore ospite, signor Palazzi Emiliano, la partita si è conclusa 4-1, punteggio forse un po' pesante per la sua squadra. Abbiamo visto un Oggiadolona più che discreto nei primi 45 minuti, passato in vantaggio, conteneva bene le poche sfuriate degli avversari. Una bella squadra, gli avanti molto veloci, difesa 4 molto precisa, centrocampo mobile, ha messo in difficoltà il Cistello. Secondo i 45 minuti il Cistello ha trovato l'1-2, vi ha tagliato forse un po' le gambe e dopo la partita si può considerare finita. Ma sicuramente abbiamo fatto un bellissimo primo tempo e siamo andati meritatamente in vantaggio. Poi purtroppo nel secondo tempo abbiamo pagato delle disattenzioni su rimessa laterale, perché il primo gol è una rimessa laterale, una palla ferma, e il secondo idem, situazioni dove non puoi, una squadra che deve salvarsi non può commettere questi errori. Poi sul 3-1 abbiamo avuto la palla per fare il 3-2 e anziché tirare in porta abbiamo fatto un passaggio centrale che non aveva quasi senso, e in contropiede abbiamo preso il quarto gol. Diciamo, come si è visto, forse il Cistellum ha un paio di giocatori o tre di categorie diverse che in certe occasioni fanno la differenza. Ma sicuramente loro hanno giocatori di grandissima qualità e la classifica lo dimostra, le ambizioni sono anche diverse rispetto alle nostre. Noi speravamo di far bene, secondo me abbiamo fatto una buona partita, purtroppo siamo mancati a livello individuale su alcune situazioni di palla inattiva, e mi dispiace perché alla fine la partita l'abbiamo fatta, anzi, abbiamo fatto un'ottima partita. Sì, sì, no, ma le posso dire anche noi dalla tribuna, facciamo un complimento ai primi 45 minuti anche l'allenatore del Cistello, mister Ziglio, un attimo prima ha speso parole buone verso la vostra squadra. Volevo chiedermi cosa chiedete voi al campionato, che ambizioni avevate? Noi siamo la salvezza sicuramente, e poi se sarà dei play-out o salvezza diretta, quello non si sa, però vogliamo salvarci assolutamente. Ok, la ringrazio, in bocca al lupo mister. Il numero 11 Carugi, sorridente al nostro microfono, tre reti, ha risolto la partita, 4-1, vittoria larga, anche se un po' troppo larga. Primo tempo avete sofferto, ho parlato con tuo mister, gli altri tuoi compagni, non avete soddisfatto. Nel secondo tempo cos'è che è cambiato rispetto al primo, specialmente te e i tuoi compagni, cosa mi puoi dire? Guarda, ti posso dire che primo tempo eravamo nervosi, non riuscivamo a trovare
il giusto equilibrio per giocare. Nel secondo tempo ci siamo tranquillizzati, abbiamo avuto una mano e abbiamo portato a casa il risultato. Forse avevate ancora dentro nella testa la sconfitta domenica di Uboldo che vi ha fatto male. Sì, può essere. Sì. L'Olgiate oggi io non l'ho mai vista, si è dimostrata una bella squadra nel primo tempo, nel secondo tempo dopo le tue segnature si è un po' disunita, voi avete dilagato. Avete la forza e la volontà di proseguire in classifica in alto, cercare di vincerle tutte per piazzarvi davanti? Ovviamente sì. Cioè, dobbiamo poter il campionato, lo sappiamo, abbiamo la possibilità di farlo, dobbiamo farcela. E datti un giudizio sul tuo campionato dall'inizio adesso, che giochi spesso e ti ho visto quasi tutte le partite. Io, se mi permetti, il mio voto ti do un 6,5. Mi spiego di più. Sei un ragazzo che fa 30 e certe volte non fa 31. Tu datti un voto. Ma io do la sufficienza, a me basta giocare, devo crescere ancora, sono giovane. Che mi dà la possibilità di giocare gioco, do il meglio sempre. Bravo, sorridente, ottimista. Ciao, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Aspetta.